Quello che abbiamo scoperto è che Kelowna, e lo abbiamo scoperto non leggendo su internet ma passeggiando tra le vie della città, è che Kelowna è tra virgolette una città che All'insegna, sì, green. all'insegna dell'ambientalismo, ecco, perché abbiamo notato che ci sono tantissimi negozi di prodotti biologici. Sì, soprattutto plant-based, quindi Per per vegani. vegani, insomma, lo abbiamo notato tanto, abbiamo visto tantissimi negozi, shop di qualsiasi tipo che vendevano solo ed esclusivamente prodotti organic, come li chiamano qui, che sono biologici. E adesso siamo di fronte ad un negozio molto particolare che vende solo ed esclusivamente prodotti biologici ed è un vero e proprio supermercato. Sì. Quindi adesso ci andiamo a fare un giro e vediamo un po' com'è. Al di fuori di questo negozio troviamo Stava vendendo. subito qualcosa di biologico, quindi già si capisce che tutto quello che ci sarà all'interno sarà completamente biologico. Sì, queste cose non le abbiamo mai viste in Canada, quindi per Siamo essere contenti. specifico, siamo contenti, è la prima volta. Questi sono dei ghiaccioli. Sì, sono i Possono. ghiacciolini, quelli che tu metti in freezer e si solidificano. Biologici. Andiamo a vedere Biologici. dentro, va, sono quelli. La cosa che troviamo subito la differenza tra questo negozio e i soliti supermercati dove compriamo noi È tutto fuso, senza plastica, tranne alcune cose. Credeteci, non è facile trovarlo qui in Canada, o meglio, magari per prodotti che non sono biologici è facile, però per i prodotti biologici è praticamente impossibile trovarli sfusi. prodotti sono certificati biologici, infatti ognuno ha la propria targhettina che lo ricorda. Siamo felicissimi perché c'è un sacco di gente qua dentro. Sì, no, e siamo felici perché finalmente riusciamo a trovare dei prodotti sfusi, biologici. Sfusi, senza plastica, ricoperti con i soliti sacchetti. Ed è un mondo. Degli elisir, così chiamati, e sono bevande revitalizzanti con prodotti naturali e biologici. Save the Seafood, questo è un salmone simulato per vegani. Una cosa che non abbiamo mai trovato è la pasta fresca organica, però in questo posto siamo riusciti a trovarla. Ad esempio ci sono i tortellini biologici, abbiamo anche i ravioli e gli agnolotti. Cosa hai trovato? Abbiamo trovato gli hamburger del macellaio dei Il nostro fagioli. Sì, hamburger! li vendono anche qui. Guarda quanti tipi, ci sono anche le salsicce, gli hamburger, i taco, quindi Sì, insomma e sarà. ricordiamolo, sono tutti vegetali, sono per vegani, non sono hamburger veri e propri. Però ci sono un sacco di marche, Tanta vedi? roba. Poi c'è un altro tipo di marca qua sotto pure, quindi. C'è un sacco di scelta. Comunque non è un negozio che vende solo cose per vegani, vende anche la carne, ma rigorosamente biologica. Sicuramente questa carne sarà anche priva di antibiotici, Ah sì, sarà sicuramente. Infatti insomma qui lo dice, per esempio allevata in un questa, determinato sì, modo, vedi free è range, un quindi pollo senza antibiotici. OGM, senza antibiotici, non in gabbia, quindi insomma, sicuramente è una carne prodotta in maniera più sostenibile e etica. C'è addirittura una stazione che si chiama Zero Waste Refill, dove in pratica tu vieni con la tua bottiglia e riempi qualsiasi cosa vuoi. Ci sono succhi di frutta, tè, e così eviti di ricomprare delle bottiglie e consumare plastica monouso. Sono le bevande a base di canapa. Can't tell me, I can't tell me, you can't tell me.
ragazzi, è un mondo, cioè è un macello di roba. C'è il latte che specifica che le mucche mangiano solo esclusivamente erba. Questi sono i formaggi vegani, quindi sono a base vegetale. Guardate quanti tipi di zucchero, e non sono soltanto biologici, ma sono anche fair trade, cioè che rispettano i lavoratori di quei paesi dove viene prodotto lo zucchero di canna. Di solito quando cerchiamo il tè troviamo a malapena 2 o 3 pacchi biologici, invece qui in questo c'è... negozio vi assicuriamo che c'è il mondo, c'è uno scaffale pieno di tè. C'è addirittura il lievito per la pizza biologico. Adesso entriamo nel fulcro. Questa è la parte più interessante, cioè come i tè ci sono anche tipi di caffè che sono, oltre ad essere biologici, anche fair trade, quindi scambio equo-solidale. Ma non solo, c'è tutta una parte in questo store che è dedicata a prodotti biologici e fair trade sfusi. E qui ci sono tutti i tipi di caffè di ogni origine, di ogni qualità, sempre certificati biologici e fair trade. Ed è bello perché possono essere presi con queste bustine di carta riutilizzabili, quindi zero sprechi, e poi li puoi macinare a tuo piacimento. Qui c'è un macina caffè e tu ti puoi scegliere che tipo di macina vuoi fare, ad esempio c'è la macina fine per l'espresso, per un caffè regolare, insomma te lo scegli tu e te lo porti a casa. Biologico non vuol dire solo cibo senza l'utilizzo di sostanze chimiche, vuole anche dire realizzare dei prodotti sostenibili riducendo l'impacchettamento. In questa sezione troviamo prodotti che variano da riso, legumi, frutta secca, che è possibile comprare sfusa, e questo ci permette di risparmiare tantissima plastica, l'utilizzo di plastica monouso inutile che inquina. La cosa funziona in maniera molto semplice: si prendono questi sacchetti di carta, scegli cosa vuoi comprare. E tra l'altro ogni prodotto ha un codice per controllare l'origine del prodotto, la provenienza. E ci sono tantissimi tipi di semi, come addirittura questi semi di canapa, c'è il riso, c'è la quinoa, c'è frutta secca, i legumi, semi di ogni tipo. Insomma, è un mondo che ci permette di utilizzare meno packaging, quindi meno plastica, e cercare di comprare dei prodotti il più sfusi possibili per ridurre l'impatto ambientale anche in questo modo. E anche se avete voglia di bere qualche porcata, c'è anche la lattina, sempre biologica, di bevande energizzanti. Praticamente siamo nel reparto delle porcate, però anche loro sono biologiche, ci sono tutti i tipi di patatine che sono biologiche. Sì, certi, poi derivanti anche dalle verdure, un mix. Pure, vedi, queste questo sono... è corn, i mais. Sì, sono di mais, patatine biologiche di mais, per esempio, gluten free, ci sono anche moltissimi prodotti gluten free, quindi anche per chi ha delle intolleranze di qualsiasi genere ci sono tantissime scelte. E queste sono patatine al lime biologiche. Lime and sea salt.
Di solito quando abbiamo voglia di cioccolato io e Dani prendiamo qualche barretta. Il problema è che al supermercato, dove di solito noi facciamo spesa, troviamo solo un tipo di marca che ha il cioccolato fair trade. Qui in questo caso ce ne sono 20. Sono di tutti i tipi, di tutti i gusti. Queste sono molto, molto particolari perché oltre ad essere biologiche e fair trade, sono impacchettate con la carta. E giusto per darvi un'idea di quanto costa una barretta di cioccolato da 100 grammi di qualità e con queste caratteristiche, lo facciamo vedere. Qui siamo sui 6 dollari. Questo per darvi un'idea di quanto sia differente il prezzo tra una barretta biologica e fair trade da una normale. Però ricordate che in questo modo voi aiutate la popolazione ad essere non sottopagata. Qui siamo nel reparto italiano, quindi il reparto pasta, e abbiamo trovato anche la marca Felicetti biologica. E anche qui, per darvi un'idea di prezzo, adesso prendo questo tipo di marca, sono 500 grammi, non so se sono prodotti qui in Canada o è italiano, fatto sta che a Genova sono prodotte, fatto sta che 500 grammi costano 7 dollari. Poi ci sono questi tipi di pasta che in realtà non sono fatti con farine di grano, ma con diversi tipi di legumi. Ad esempio come i ceci, le lenticchie, questa addirittura con la verdura, il cavolfiore. Questo invece è il reparto surgelati, ci sono tutti i gelati biologici, ma non solo. Ci sono anche i gelati per vegani. Non possono mancare le pizze. Come sempre c'è una vasta scelta tra quelle gluten free, quindi senza glutine, quelle per vegani, quelle biologiche. Insomma, ragazzi, siamo entrati qui un'ora fa quasi. Cioè, ci siamo veramente godendo tutti questi tipi di prodotti che sono difficilissimi da trovare in altri negozi. Come potete immaginare, non vendono solo cibo, ma anche prodotti sostenibili ed ecologici legati al mondo del cibo, come ad esempio le cannucce compostabili naturali. Questo è un pacco da 50 cannucce che sono compostabili e sono prodotte dalle piante. Se volete sapere il prezzo, costano 11 dollari. Oltre a quelle compostabili ci sono anche quelle fatte in acciaio, sono due, quindi possono essere lavate e riutilizzate. Questo serve per pulire le cannucce riutilizzabili. E poi ci sono i bicchieri realizzati dalle piante. Qui addirittura vendono questi drinking cups, quindi sono dei bicchieri, delle tazze, che sono state realizzate riciclando le bottiglie di latte. Qua sotto invece vendono anche i contenitori in acciaio per magari portarsi del cibo pausa pranzo, quindi vogliono incentivare le persone a comprare questi tipi di prodotti e non quelli in plastica. Ecco, questa è una cosa a cui molti non danno peso, la utilizziamo tantissimo però non pensiamo da dove viene e l'impatto che ha sull'ambiente. E qui ce lo ricordano, infatti ci sono tantissimi tipi di carta igienica, tutti realizzati con il bambù. Il bambù è una pianta annuale e sostenibile che cresce facilmente e ci vengono ricavate le carte igieniche, che quindi hanno un impatto ambientale davvero minore rispetto alle carte igieniche comuni che utilizziamo tutti i giorni. E ce ne sono tantissimi tipi, tantissimi brand. Io ripeto, non abbiamo mai visto così tanta scelta anche per quanto riguarda le carte igieniche. E anche per noi donne in questo negozio si possono trovare assorbenti e tampax 100% biologici in cotone.
cosa che normalmente non diamo molta importanza riguarda i prodotti per la pulizia della cucina, ma anche per la conservazione dei cibi. Ad esempio qua troviamo delle spugne fatte di cellulosa 100% biodegradabili. In questo caso non è una spugna, ma come se fosse una scopetta, però serve per pulire i piatti e proviene dalla radice, dalle radici, quindi. E poi ci sono questi pacchi che non sono altro che carte 100% riciclabili e compostabili per la conservazione del cibo. Non solo, questa per esempio è il baking paper, quindi è la carta da forno, carta da forno 100% biodegradabile. Aluminium foil 100% riciclato. Per sostituire la nostra pellicola per ricoprire i cibi c'è questo panno ricoperto dalla cera delle api e è possibile lavarlo e usarlo fino a un massimo di un anno. Quindi perché no? Forza tutti a comprare la cera d'api! Questo in pratica è il reparto dedicato alle pulizie di casa. Quindi non ci sono solo prodotti per la cucina, ma anche prodotti per lavare i nostri capi, giusto? Esattamente. Plant-based, quindi sono a base di vegetali, sono prodotti attraverso l'utilizzo di prodotti 100% naturali e sono tutti biodegradabili. E c'è una scelta immensa, ragazzi, adesso non so se vi rendete conto, ma a livello di scelta siamo come se fosse un supermercato normale, con la differenza che sono tutti prodotti biodegradabili, biologici e quindi hanno a cuore la sostenibilità e l'ambiente. E al posto che trovare una sola corsia, qua abbiamo un negozio intero. Esatto, un supermercato tutto di prodotti così. Qui addirittura vendono l'intimo, come ad esempio le mutande, i reggiseni, i pantacollant, prodotti dal bambù. Ed infine arriviamo al reparto delle donne. Più gettonato dalle donne. I trucchi, creme, shampoo. Perché anche questo è un mondo che deve diventare sostenibile e può diventare sostenibile. E in molti magari non se ne rendono conto e non lo sanno. Ad esempio qui troviamo degli smalti. Sono 100% vegani e cruelty free. Quindi non sono stati testati sugli animali. Sugli animali e i colori vengono ricavati dalle piante. Una cosa che mi piace molto e che ho notato in questo negozio è che hanno iniziato a capire i potenziali della canapa e quindi tantissimi prodotti sono a base di canapa. E questa è una crema per il corpo. Questi invece sono pettini sempre derivati dal bambù. Cioè ad esempio questo tipo e ricordano che il bambù è organico. Per chi volesse colorarsi i capelli, abbiamo un sacco di scelta per quanto riguarda le tinte. Sono 100% vegane, non sono testate sugli animali, sono privi di alcol, parabeni e profumi. Questi invece sono saponi handmade, quindi fatti a mano, venduti sfusi di origine vegetale. Questi sono gli shampoo, però in saponette. E poi ci sono anche i dentifrici che sono privi di plastica e sono in polvere. Vengono venduti all'interno di questi barattolini. No, queste addirittura sono delle pasticchine, quindi non sono in polvere, sono delle pasticche che funzionano come funzionano? Niente, questi li metti in bocca, si sciolgono e diventa il dentifricio. Ah, ok. Quindi queste sono pasticchine, sono tutte, come potete vedere, vegane, plastic free, no, non testate sugli animali. E questi qui sotto invece sono quelli in polvere e sono sempre 100% naturali, vegani e zero waste. Questa addirittura la marca si chiama Nelson Zero Waste. E da questa parte ci sono gli spazzolini in bambù. E poi arriviamo ai famosi deodoranti. Quindi oltre ad avere i barattolini ricoperti con la carta, abbiamo anche i contenitori in vetro con i deodoranti in crema.
Siamo soddisfatti oggi. Sì, abbiamo scoperto questa catena di supermercati, perché poi ci hanno detto che è una catena e sta anche in altre città del Canada. E siamo stati molto sorpresi di vedere così tante persone. Ed è bello realizzare che comunque tante persone sono disposte anche magari a pagare di più, perché i prodotti costano sicuramente di più. Però per motivi etici e di sostenibilità, che è importante soprattutto in questo periodo in cui viviamo. E abbiamo trovato tantissime cose e non ci aspettavamo davvero di trovare così tante aziende con l'ambizione di realizzare prodotti sempre più sostenibili. Se ognuno di noi facesse anche un piccolo cambiamento, sarebbe già un grande passo per l'ambiente.